Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Oggi più che mai non basta l'intelligenza soltanto. Accanto ad essa, che pure è sempre indispensabile, bisogna essere muniti anche del coraggio. Segnatamente del coraggio di voler sapere e di voler credere a ciò che la nostra ragione ci pone dinanzi in maniera evidente. Capisco allora che, come nella pellicola Matrix del 1999, molti si rifiutino comprensibilmente di accettare sul piano cognitivo ciò che sta accadendo. I più, infatti, continuano a ritenere che ci troviamo semplicemente nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria, con le sue scocciature, con le sue misure provvisorie, e che presto o tardi si tornerà alla normalità. Ebbene, non è così, come abbiamo provato più volte a ribadire. Stiamo semmai vivendo in una nuova normalità che diventa fondata sull'emergenza perpetua, con annessa ripetizione ininterrotta delle benedizioni col sempre laudando siero e con il ritorno ininterrotto di lockdown a singhiozzo e di quarantene a yo-yo. A suffragio di questa tesi, che in questo anno e mezzo di emergenza ho variamente modulato e ripetuto, si considerino anche solo le parole riportate puntualmente dal rotocalco turbomondialista La Repubblica nella giornata di ieri del dottor Pregliasco, il virologo meneghino dal piglio sempre austero e portatore di notizie che spesso sono a tinte fosche. Così leggiamo su Repubblica. Secondo Pregliasco, la terza dose è solo l'inizio di una prassi che proseguirà. Il virus ci farà compagnia ancora per un po' di tempo. E nel contempo l'immunità di gregge non sarà raggiunta facilmente. Abbiamo una fotografia statica di chi è protetto contro il virus. In realtà dobbiamo considerare che c'è chi si è vaccinato a dicembre e chi ieri. Inoltre il vaccino non raggiunge tutti, quindi in pratica non possiamo sperare in una immunità di gregge. Il Covid rimarrà con noi, penso ancora per 2 o 3 anni. E comunque anche allora non dovremo aspettarci una dichiarazione di fine emergenza, uno spegnimento del virus. Di queste parole di Pregliasco, riportate tra virgolette, colpisce anzitutto l'accento posto su 2 temi. In primis sul fatto che dopo la terza dose ve ne saranno altre, perché Pregliasco dice che la terza dose è solo l'inizio di una prassi che proseguirà. In secondo luogo, ad attirare la nostra attenzione è l'idea ben espressa linearmente da Pregliasco che l'emergenza non finirà anche quando il virus potrà essere meno forte, meno radicale. In ogni caso, dice Pregliasco, non dovremo aspettarci una dichiarazione di fine emergenza. Ebbene, bisogna ragionare su queste considerazioni, a maggior ragione ora che sta per fare la sua comparsa ufficiale l'infame tessera verde. La quale tessera verde, l'avete capito, non serve a controllare il virus, serve a controllare voi, rendendovi sudditi di un distopico e neo-orwelliano regime con sorveglianza totale e totalitaria. E a tal riguardo non deve sfuggire, come già si parli da alcuni giorni, della possibilità di introdurre la tessera verde anche su aerei e treni. Sul Corriere della Sera, nella giornata di ieri, si dava già per certa l'introduzione della tessera verde sui mezzi di trasporto principali. Molti penseranno che si tratti di qualcosa di locale, legato semplicemente alla situazione italiana, ma come più volte ho provato a mostrare, non è così. Stiamo assistendo a un vero e proprio golpe globale, a una riorganizzazione planetaria del modo di governare le cose e le persone, e una ristrutturazione del capitalismo su scala globale. Basti anche solo considerare il fatto che la città di Nuova York, sulla propria pagina Twitter, spiega in maniera non diversa da quanto sta accadendo in Italia che solo con la vaccinazione e solo quindi con l'assunzione del siero benedetto e con la possibilità di esibire la tessera verde ci si potrà trovare a beneficiare di diritti dei quali i più saranno invece privati. Leggiamo a tal riguardo testualmente sulla pagina ufficiale della città di Nuova York quanto segue.
La scelta è tua, dice testualmente la pagina della città di Nuova York. Sottoporti, commento io, al Siero Benedetto e sempre laudando, guadagnandoti l'agognata tessera verde, oppure restare escluso dalla vita pubblica e decadere al rango di cittadino di seconda classe. The choice is yours, dice testualmente il sito. Il bello della civiltà liberale, lo sappiamo, è che proprio perché ama la follia, la libertà, non ti impone nulla, semplicemente ti nega la possibilità di fare altro rispetto a ciò che essa pretende tu faccia, e chiama con il nome di libertà questa costrizione. Radioattività con Diego Fusaro.